Snella in linea. Ragazze, allora, finalmente dopo diverse richieste mi sono decisa a fare questo video che sarà molto particolare, nel senso che non tratterò di beauty, né di capelli, né di cose di questo tipo. Questo sarà un video su, in generale, il come mantenersi in forma, o perlomeno come faccio io a mantenermi in forma. Tutto ciò di cui tratterò in questo video è una cosa puramente soggettiva ed è il mio modo di vivere la vita, di vivere il mantenermi in forma, è il mio stile di vita e dunque ovviamente può essere, si può riflettere su alcune di voi, su poche di voi o magari su nessuna di voi. Intanto mi avete chiesto: ma come hai fatto dopo il parto a rimetterti in forma, a ritornare in linea, anche più, diciamo, più tonica di prima, che cosa stai facendo pole dance? E in questo video appunto vi risponderò a tutte queste domande elencandovi appunto le 5 regole fondamentali di come appunto io mi mantengo in forma. Con questa regola non intendo solo a livello ovviamente alimentare scegliere prodotti che non solo magari ci aiutino a mantenerci in forma, piuttosto che aggiungano un supporto maggiore in quello che è l'allenamento che magari stiamo facendo a casa o in palestra, ma in particolar modo mi riferisco anche a quelli che sono i prodotti cosmetici, che sono i prodotti, chiamiamoli beauty, per il nostro corpo. E vi elenco i miei prodotti. Partiamo dal presupposto che non faccio sport, mi alleno a casa negli spiragli di tempo che ho, quindi dedico allo sport o all'allenamento, fai da te, nella media un 15-20 minuti al massimo al giorno. E ci sono ovviamente dei giorni in cui non riesco assolutamente a fare nulla, quindi calcoliamo almeno una media di 4 giorni su 7 a settimana in cui faccio qualcosina. Il supporto maggiore del mantenermi in forma ovviamente è dato dall'alimentazione, che cerco di mantenere regolare, non troppo carica di cose pesanti, non strafare, non strafogarmi insomma di schifezze che ho mangiato comunque per tutta la gravidanza. Per il mio corpo solitamente realizzo uno scrub una volta a settimana, e come scrub è molto molto random la scelta, nel senso che vado da gli scrub di Aparium, che è una linea, che è un brand che mi piace moltissimo, agli scrub tendenzialmente fatti a casa, magari con del caffè e dell'olio di mandorle dolci. Ciò che ha aiutato me tantissimo con le smagliature postpartum e in particolar modo anche con la cicatrice da taglio cesareo è questo olio qua di Equilibra. Sto utilizzando questo, che ho, come vedete, quasi finito, e mi sono trovata veramente benissimo. Questo è il Dermo Oil multiattivo viso e corpo, si può utilizzare anche sul viso ma tendenzialmente lo considero un po' troppo pesante per la pelle del viso. Invece lo applico su tutta la parte superiore del mio corpo a pelle umida subito dopo aver fatto la doccia o il bagno, quel che è. Una bomba questo coso, veramente. Questo si chiama Super Dren ed è di Bottega di Lunga Vita, che mi pare abbiano uno shop online. Questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda e ringrazio tantissimo Bottega di Lunga Vita, perché è veramente, mi sono trovata veramente veramente molto molto bene. Trattamento cellulite, 3D treatment con reduce, bla bla bla, oli essenziali, non so che cosa abbia dentro, drena, depura e dissolve grassi, cioè praticamente vi sciogliete completamente, no? Io appunto per la parte invece inferiore del mio corpo, al posto dell'olio elasticizzante per le cicatrici, utilizzo appunto questo, che non solo è un olio, quindi va ad elasticizzare la pelle e a tonificarla, ma nel contempo realizzando questo massaggio ti va a drenare maggiormente, e non solo quindi è ottimo essendo un olio per le smagliature, ma nel contempo anche per quelle che possono essere i ristagni di cellulite, piuttosto che di grasso, piuttosto che... La motivazione è una delle cose più importanti, penso, per ogni aspetto della vita, a partire dal lavoro, dalla famiglia, dai rapporti interpersonali, dai rapporti più intimi,
dalle relazioni con le amiche, il lavoro, la scuola, la motivazione è sempre la base di tutte le buone riuscite, di una buona riuscita di qualsiasi fronte, ecco. E anche nel mantenersi in forma ci vuole ovviamente motivazione, non solo per cogliere tutti gli attimi a disposizione per muoversi, per darsi da fare, per cercare di mantenere il proprio corpo allenato, ma in particolar modo per mantenere la voglia di effettivamente fare qualcosa. Se volete mantenervi in forma, sia a livello di tonicità o se magari volete dimagrire, ovviamente ci vuole una motivazione di base, che può essere il sentirsi meglio con se stesse, potrebbe essere l'arrivare estate con una bellissima prova costume, insomma, a seconda dei propri modi di vedere la vita ci possono essere diverse motivazioni. Anche semplicemente essere più sane, sentirsi meglio a livello di digestione piuttosto che qualsiasi cosa, può essere una motivazione per mantenersi in forma, anche quando magari c'è l'ascensore che ci può portare al sesto piano, di prendere le scale, dire, io per esempio lo faccio molto spesso, non solo per mantenermi in forma, ma perché per me il movimento, lo sport è sempre stata una cosa, un bisogno proprio fisico che ho fin da bambina. Appunto, dicevo, lo faccio molto spesso anche quando vado a prendere la bambina dall'asilo, magari c'è l'ascensore, io abito al terzo piano, che bene o male di scale non è tantissimo, però tendenzialmente tutti tendono ovviamente per la stanchezza, abbiamo fatto magari una giornata di lavoro intenso, si lavora dalle 8 del mattino, quindi già si è stanchi, si vuole, non si vede l'ora di mangiare e di dormire. Però se arriva appunto lì davanti all'ascensore si dice, no, prendiamo l'ascensore, non ho voglia di prendere le scale. Invece no, io tendenzialmente prendo sempre le scale, non solo perché sono abituata, perché da mia mamma per esempio non c'è l'ascensore, ma perché è proprio una motivazione in più per muoversi un po' anche quando diciamo non si ha proprio tutta questa voglia, ecco. Questo è solo un piccolo esempio per farvi capire che ogni momento è buono per, diciamo, per sforzarsi un pochettino di più e fare qualcosa, ecco. Lo stile di vita sano non è semplicemente mangiare bene 2 giorni a settimana o andare in palestra 1 giorno a settimana. Lo stile di vita sano si ha tutti i giorni nelle piccole cose, è proprio il fare qualcosa tutti i giorni per se stessi, per la propria forma fisica, per la propria salute, che fa veramente la differenza, non tanto una volta o 2 volte a settimana, perché quella non è, a mio parere, non è motivazione. Dire inizio la dieta lunedì prossimo, oppure vado in palestra, tanto il lunedì, allora adesso mi posso mangiare 7 pizze e stare sul divano tutto il giorno, quella non è motivazione, è semplicemente una giustificazione, ecco. Io ho fatto palestra e quindi adesso posso fare quello che voglio. Per avere buone motivazioni per mantenersi in forma o per fare una qualsiasi cosa nella vita che si vuole fare, serve sempre l'equilibrio di base. Bisogna avere una vita in generale equilibrata, avere una stabilità familiare, nella propria casa, nella propria routine quotidiana, nel proprio lavoro, avere un equilibrio che non è solo alimentare con la dieta, ma è soprattutto, anzi soprattutto, veramente soprattutto, un equilibrio psicologico. Quindi non essere magari in un periodo no, in un periodo di crisi, in un periodo difficile, perché in quel momento secondo me è veramente molto molto difficile trovare effettivamente una motivazione valida per il mantenersi in forma, che potrebbe appunto sembrare una cosa tanto tanto superficiale. Mantenersi in forma, o il provare a mantenersi in forma, porta poi ad avere maggiore equilibrio, quindi a sentirsi ancora meglio con se stessi, a sentirsi ancora più in benessere, ancora più felici, ancora più emotivamente, no, su di morale, e tutte queste cose qua. Quindi è tutto un circolo vizioso che però porta a qualcosa di bello, anche se per molti sia di voi sto parlando di cazzate, ma ovviamente mi avete chiesto di fare il video e io vi parlo di questa cosa semplicemente per come la vivo io. Il discorso che facevo prima sul non giustificare il proprio stile di vita, il cercare di mantenersi in forma con 1 giorno, 2 giorni a settimana, ma avere costanza, perché ovviamente tutte le cose portano dei buoni risultati e duraturi nel tempo, se ovviamente mantenuti giorno dopo giorno.
e non oggi mi va, la prossima settimana non mi va, la prossima settimana ancora forse. Un litro e mezzo d'acqua al giorno, devo essere sincera, ci sono giorni che non lo faccio ovviamente, ci sono giorni in cui mi sforzo di farlo, ma è molto molto importante bere tanto, idratarsi molto, in particolar modo se si ha una vita frenetica. Scegliere anche cosa bere, ad esempio vi volevo far vedere una scatola e a parte in questo esatto preciso istante che sto bevendo della limonata, e non limonata sanissima perché questa è la lemon soda, quindi la cosa più acida, più schifosa del mondo. Tanto ovviamente anch'io bevo la Coca-Cola, l'estate, poi l'estate lo adoro, lasciamo perdere, però sono schifezze piene di zuccheri tendenzialmente, che però sono buonissime, quindi ci beviamo anche quelle. Ma per mantenersi in forma al meglio si dovrebbe scegliere bene insomma che cosa bere. Per esempio vi posso consigliare diverse tisane, tra cui questa qui che si chiama Snella in linea, a parte il fatto del nome, che può sembrare ridicolo, c'è all'interno tè verde, ciliegia, limone, betulle, insomma tutti ingredienti ottimi per l'organismo. Il tè verde, per esempio, c'era anche il tè verde nella scatola, io l'ho quasi praticamente completato, drenante, detossinante, è un tè spettacolare, anche solo una tazza al giorno veramente fa la differenza, aiuta molto l'organismo a depurarsi e aiuta molto molto anche alla forma fisica, ovviamente mantenendo tutte le regole che vi ho detto precedentemente in atto. Quindi io bevo moltissime di queste tisane, ovviamente non me ne faccio 3 o 4 al giorno perché sennò sarei perennemente in bagno, perché le tisane ovviamente sapete vi fanno fare la pipì ogni 5 minuti, una volta l'ho bevuta la sera, veramente ho rimpianto quella notte. E niente ragazze, io mi faceva piacere condividere questa parte con voi, visto che me l'avete richiesta in tantissime, mi faceva piacere condividere appunto in particolar modo le mie 5 regole per mantenermi in forma, che come avete visto non sono regole puramente di alimentazione o di stile di vita o di scegliere la cura di dimagrante ad hoc, ma sono semplicemente regole che secondo me si possono riflettere sui diversi umori delle persone, sulle diverse psicologie, anche perché abbiamo parlato di costanza, di motivazione, di equilibrio di vita, quindi sono semplicemente regole che ricreano anche un tipo di persone, che quindi su quella base lì si può lavorare anche sulla forma fisica. Quindi ho cercato di rendere queste regole, questo video, nella maniera più assoluta, il meno superficiale possibile, anche perché io il mio mantenermi in forma non lo vivo in maniera così superficiale, ma diciamo che è una... si ricollega molto al mio equilibrio di vita, quindi vivo molto il mantenermi in forma quando ho una stabilità psicologica, ho un momento di vita sereno. E quindi niente ragazzi, io spero che vi abbia fatto piacere insomma questa condivisione con voi. Io aspetto qui sotto nei commenti quali sono le vostre 5 regole per mantenervi in forma, perché sono curiosissima se magari avete qualche consiglio da darmi, se magari avete qualche suggerimento, qualche cosa da smentire di questo video, magari non siete d'accordo con qualcuna delle regole, oppure non la pensate in questo modo, oppure pensate qualsiasi altra cosa. Ovviamente aspetto i vostri commentini qui sotto, sono curiosissima. Io come sempre vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.